Stamattina siamo a Piazza Vanvitelli, quartiere Vomero, siamo con Tonino Scala e Roberto Brebanti. Sabato 4 febbraio qui a Via Morgan ci sarà un evento. Allora, l'evento si chiama La Sinistra nell'era Monti, costruiamola insieme, e si farà appunto, come diceva questa copertina, presso la municipalità di Via Morgan, praticamente è un po' più su di qui, nella Sala Di Martino. Partirà alle 9.30 del mattino e durerà praticamente fino a che ci saranno interventi di persone che vorranno intervenire. Il perché di un evento del genere? Il perché di un evento del genere sta, secondo me, nei nostri tempi. Perché è chiaro che oggi esiste nella società una turbolenza di fondo che molto spesso si manifesta sotto forma di populismo, e l'abbiamo visto nelle ultime settimane, ma si manifesta sotto forma essenzialmente di una disperazione che viene dal basso e che non ha risposte nella politica. Per cui molto spesso tutto questo genera anche antipolitica, in quanto l'antipolitica è generata proprio da un non riconoscimento da parte di quello che oggi è i partiti, e nella fattispecie della sinistra, delle istanze che vengono dal basso. Un evento come quello che noi facciamo serve proprio a questo. Serve in un momento in cui il governo del paese è un governo di fatto tecnocratico, un governo che guarda più ai massimi sistemi che ai reali problemi sociali delle persone, serve a generare dal basso una serie di istanze che poi dovranno diventare linea politica per tutti i partiti della sinistra che ci verranno. Quindi noi invitiamo per sabato prossimo tutti i cittadini a partecipare a questa manifestazione, perché questa manifestazione serve a far venire fuori i problemi, serve a parlare delle istanze. E soprattutto, quindi, io chiedo a tutti di venire non soltanto per ascoltare, ma per partecipare, perché anche chi non si prenota prima si potrà prenotare al momento per poter chiedere di dire la sua e per poter cominciare tutti quanti insieme a far partire dal basso un progetto che sarà quello poi, forse, della sinistra che verrà. Tonino, chiedo a te il tuo invito a partecipare alle persone. Il mio è un invito a partecipare, ma a costruire insieme, perché la novità di questo nuovo processo deve essere una costruzione condivisa che non veda solo ed esclusivamente le solite sigle di partito organizzare la partecipazione, perché i partiti hanno un grandissimo ruolo, lo dice la Costituzione, ma i partiti vanno rifondati e noi dobbiamo avere il coraggio di rifondare i partiti partendo dal basso. Allora, perché farlo alla Fondazione De Martino e perché costruire una nuova sinistra? Farlo alla Fondazione De Martino perché, come diceva un mio concittadino Annibale Ruccello, chi non conosce il proprio passato non può avere un futuro, ed il passato di De Martino, uomo del Partito Socialista che ha provato fino all'ultimo a costruire una sinistra che vedesse insieme il Partito Comunista, il Partito Socialista e quella sinistra diffuso, può essere un primo punto dal quale partire. Costruire la sinistra e non ricostruire, perché bisogna prendere le cose così come stanno ed avere una consapevolezza. Non bisogna ricostruire, ma bisogna costruire un qualche cosa che sia diverso rispetto a quello che è stata la sinistra nel secolo scorso, non una sommatoria di partiti che nel corso di questi anni hanno provato a rappresentare la sinistra in questo paese, ma una sinistra di popolo. Allora noi proviamo con questa iniziativa a fare una sorta di Hyde Park, diamo la possibilità a coloro i quali insieme a noi vogliono costruire la sinistra di poter parlare, 6 minuti per dire la tua su quello che deve essere la sinistra, su quello che deve essere il futuro di questo paese, perché non c'è futuro in questo paese se non si ricostruisce una sinistra vera. Con il governo Monti sembra che sia cambiato il mondo rispetto a qualche mese fa, si trovano in campo finalmente delle persone che sanno dove andare, ma ai noi la ricetta è sempre la stessa, c'è sempre questo liberismo sfrenato, si continua a giocare nella stessa parte del campo e a pagare sono sempre gli stessi, coloro i quali hanno
busta paga, i pensionati e soprattutto i giovani. Oggi più che mai vi è la necessità di rimettere in discussione il liberismo e la società così come è stata imposta nel corso di questi anni dalla politica, ma anche dalle grandi multinazionali e dalle banche. E noi vogliamo provare a costruire una nuova sinistra, e non è una frase fatta, che parta realmente dal basso. Allora invitiamo chi seguirà questo messaggio di informazione, perché è giusto che le cose vengano dette e vengano soprattutto seguite. Ci vediamo tutti quanti sabato 4 febbraio. Dalle 9 di mattina, dalle 9 e mezza, 9 e mezza di mattina, fino a che verrete, saremo tutti là ad aspettarvi e anche a accettare eventuali nuove prenotazioni per discutere in merito a questi temi e a provare a creare insieme una nuova idea di sinistra. Insieme a Roberto Brevanti e a Torino Scala, vi saluto, grazie a tutti.